Pronta, Loredana? Bruno fa un bel lavoro, mi raccomando. Va bene, senz'altro. Allora che ve ne pare? Non mi hanno rovinato abbastanza? Grazie. Amore, finalmente. Ciao, amore. Ma che hai fatto? Ho fatto un intervento. Ma stai? Amore. Meno male che stai con me perché, insomma... Ma scusa un momento, ma quando l'hai fatto? 3-4 giorni fa. Chi ti ha mandato? Serena, non ci sto per nessuno, così parlo un po' con Loredana che ci vuoi. Chi ti ha mandato da lui? Ma non è che qualcuno mi abbia mandato specificatamente. Ho sentito questo nome che girava. Sì, così. Pare che abbia fatto un sacco di gente. Ed è specializzato per fare i nasi? Ma, tutto? Fa tutto, sì. Lo faccio vedere pure io che voglio togliermi le borse. Scusa, ma tu c'avevi un naso tanto carino, a me mi sembra. Ma era un po' storto, ho preso una botta 2 giorni fa, non l'ho più fatto vedere. Mi sono mai accorta. Permesso? Buonasera. Buonasera. Come va? Guardi da sola. Ti devi togliere le cose. Sai, qua, vedi, basta col silicone. Esclusiva per l'Italia, un seno perfetto, perfetto e naturale. Ma scusi, anche lei ha fatto l'impianto al seno? No. Niente. No, io sono naturale, vorrei togliere. Comunque, detto fra noi donne, una gonfiatina ogni tanto non fa mai male. Io l'ho già fatto, solo che l'unico problema è praticamente che ci sono delle perdite i primi mesi e io le ho già avute. Cioè? Si è sgonfiato. Sonia, la faccio accomodare. Ecco. Grazie. Ha visto che capolavoro? Così per 15 giorni sono a posto. Ma l'hai fatto male, ho sentito... No, soltanto un attimino. Comunque tutto bene. Così sono bene. Tutto bene? Grazie. Speriamo che duri, signorina. No, detto che bello, davvero. Loredana, la faccio accomodare. Siamo. Maraviglioso. Sì, al massimo una persona. Aveva un asilo tanto carino. Io mi sembra che... Vabbè, lei è un po' fissata, non mi sembra proprio che non avesse bisogno. Bene, dice che era proprio impercettibile, no? Un po' storico. Appunta, solo appunta, ma il professore ha detto che sarebbe andato a posto. Certo che... No, io ho un po' paura, professore. Comunque mi permetta, voi donne pensate sempre di avere tutto giusto al punto giusto. E invece a volte sbagliate, perché a volte qualche cosina fuori posto. Sì, no, cose fuori posto ce ne saranno sicuramente tante. A volte anche voi come noi uomini fate un po' schifo, obiettivamente, in certe cose. Guardandola bene. Le occhiaie, le io un ritocchino lo farei anche a lei, ma tu fidata, sì, Giovanni. No, non dica adesso, professore. Usiamo quel nuovo sistema. Sì, quello che abbiamo visto. Esatto. Praticamente tutto questo qua che è tutta la cosa che comunque senti Giovanni, io direi una cosa. Ma è molto tempo che è specializzato per la chirurgia plastica? Beh, io non è molto, anche perché purtroppo sono stato portato alla chirurgia plastica per via degli spazi fiscali che abbiamo in Italia, perché io prima facevo il dentista. Stai tranquilla, amore mio. Secondo me è appena rotta le dita, può darsi che ci sia qualche ematoma, qualche infezione. Sì, non voglio preoccuparmi. Ecco. Non respiro proprio. Tutto a posto? Andiamo bene? Sì, se c'è qualcosa lo dica, che piuttosto ci fermiamo un attimino. Tranquilla. Un po' di ematoma? Sì, un po' rosso. Direi che è perfetto, cioè va bene. Tutto a posto? Ma l'ha toccato lei in questi giorni? No, proprio sei niente. Sicura? Come, sono sicura, sì.
Perché? No, non è successo niente. Mi date uno specchio? Stia tranquilla, non Mara, Mara, di qualcosa. No, è carino. Stia tranquilla. Non è successo niente. È solo l'ematoma che c'è, deve fare un po'. No. Ma datemi uno specchio, Mara, dimmi la verità. No, mi sta dicendo che hai un po' di ematoma, ma adesso ti fa. Beh, anche perché ha tenuto su la benda. Mi sembra stranito. No, no, no. Stia tranquilla, non è successo. Mara, sei sicura? Non è... Ti vedo uno sguardo. No. Non è un po' buttato. Le fa male. Ecco, termine esatto. Termine esatto. Accompagnala di là in ambulatorio. Vengo in qua, vengo in qua. Anche posso perché... andare un attimo? No, un attimo solo, parliamo un attimino, perché, insomma, anche per tenerla tranquilla. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, c'hai un po' di... Mi faccio vedere io. Purtroppo non riesco a capire non... come mai, perché me la deve sapere, l'ho fatta scusi, operare deve dal mio lei. Assistente. Ah, non l'ha operata neanche lei? No, ecco, guardi di qua perché se non ci vede. Purtroppo non... Non lo so, le dico, non riesco a capire. Ma scusi, non l'ha neanche operata lei? La no, solitamente questi lavori qua le fa... Le fa il mio assistente. Sono cose che non faccio io direttamente. Non so se si rende conto di quello che ha fatto. Signora, io lo so cosa ho fatto. Adesso cercherò di porre rimedio. Ma come cercare? Questa ragazza mica può mettersi di nuovo con un'anestesia totale? Beh, insomma, l'anestesia totale non succede niente, anche come perché... non succede niente? Ci vuole un anno per smaltire l'anestesia. Ha bisogno una dose... Le sue s***ate che ha detto fino adesso. Allora, l'anestesia totale ci vuole un anno. Questa è Loredana, c'ha il naso completamente storto, mi scusi, però io mi sto un attimo preoccupando per Loredana. Senta, adesso storto non esageriamo, perché lei mi sta insultando, no, mi sta dicendo che io non sono capace a fare il mio lavoro. Lei deve essere un professionista. Di conseguenza io sono un professionista. Lei adesso mi sta dicendo che l'ha fatto per l'assistente, allora non ne va bene. E andrò a fare quello che devo fare. Di conseguenza, per cortesia, veda di darmi una mano. No, cerchiamo di trovare mano, subito posso... un posto in clinica. No, io rassicuro dove inserire Loredana. Manco per niente. In questo momento, come neanche per niente. Ma io non l'aiuto. Ma sta scherzando. Ma io non l'aiuto. E allora cosa fa? L'agita, Non la voglio agitare, la voglio rassicurare. Ma la cosa non è che finisce così, che io devo anche essere sua complice. Ma scusi, e secondo fare... lei... Ma lei... Lei guarda, come fa a parlare... Come fa a parlare così? Ma che... Andiamo, va. Dove andiamo? No, la signora non viene via di qua. No, la signora viene via con me. Ma scherzo, lei non mi porta via un cliente. No, la signora viene via con me e la porto da un professionista. Non viene via con lei. Io la porto via con me. La porto da un professionista e non un cialtrone e un cane come lei. No. Perché lei l'ha rovinata. Io l'ho rovinata, ma cosa grida? Le sta semplicemente facendo una medicazione, fa quello che. Non ti far toccare! Ma così l'agita e basta. Non ti far toccare, sono due cani! La rassicuri. Invece di gridarle dietro. Non ti far toccare Loredana, ti porto io da uno bravo professionista, sono ma due come? Cani! Ma come si permette di dar del cane agli altri? Serena, dammi il telefonino, ti hanno rovinato questi due cialtroni! Ma dov'è lo specchio? Loredana, stia calma! Ma stai scherzando, c'hai tutto un bozzo col naso storto! Io adesso guardo lo specchio, non frega il c***o, mi sono rotta le p***o. Chi vuole che io sia conto? Dai, Lori! Si è sentita male! Si è vista e si è sentita male! Che cosa ha fatto? Lori! Aspetti. Lei che cosa ha fatto? Ma state zitti! Che cosa le ha fatto? Non stia a guardare ad Otto che io te meno! Che cosa le ha fatto? Allora, guarda che io te meno! Me l'avevo detto! Guarda che te meno! Per cortesia, guardate lei! Allora, per cortesia si sposti, si metta lì e ci lasci fare il nostro lavoro. Che cosa le ha fatto? Che cosa le ha fatto? Ci può salire il dottore? Che se l'ha fatto guardare allo specchio? Non mi ha fatto finire! Lori. Non mi ha fatto finire! Ma pensi a lei invece di tutto nero! Si siede. Ma no, quello è livido, dai, non ti devi far toccare. Stia tranquilla. Lei fuori l'omicidio perché io chiamo 5-3.
no, qua non fuori, gli ho detto di andare fuori. Attenzione, se ne vada fuori via. Lei. Se ne vada via. Cialtrone. Ti porto io da uno bravo. Se ne prendi ferri. No! Ma guardi, dottore! Loredana è una mia cliente! Io che devo fare? La pazienza! Adesso mi ha stufato! Io non voglio essere scortese, ma lei mi ha rotto le palle, va bene? No, lei ha rotto le palle! È chiaro? Non commetti un c***o! Mi vedi addosso a Loredana! Serena! Io chiamo il 113, Loredana, chiamo via! Loredana, io chiamo il 113! Perché questa è una paziente nostra! Non tocchi la signora! Non tocchi la signora! Andiamo via! Calma, Loredana, stai! Andiamo via! Guardi che io le do un calcio di c***o! Chi è oggi? Ah, pure sì! Dai, andiamo! E che facciamo? Loredana, devi venire via con me! Giovanni, tieni questa isterica, che due minuti si sono... Guardi che io la denuncio! Tutto sto casino, per che cosa, Mara Venier? Sei su scherzi a parte! Bravo, Mara Venier, scherzi a parte! Molto complimenti, molto divertente. Bravi voi a combinarvi questa marachella, brava Loredana. Marachella.